il Green Pass, solo che dovendo andare in Commissione Affari Costituzionali a presentare degli emendamenti contro il Green Pass, lei ha deciso di non mostrarlo all'ingresso appunto in Senato o in Commissione, non ricordo bene, comunque pare ci fosse un comitato d'accoglienza perché lei aveva annunciato questo atto, diciamo, dimostrativo, no? Perché dice, vabbè, fuori sono come tutti gli altri cittadini e mi adeguo, ma dentro dobbiamo ancora approvare in realtà la legge che ha definito l'uso del Green Pass e quindi fatemi fare il mio lavoro. Invece è stata cacciata via e squalificata, scusi, uso questo termine calcistico, per 10 giornate. Senatrice. Sì. Allora, diciamo che sì, avevo già annunciato che sarei entrata senza presentare il Green Pass, e questo perché mi sembrava un atto assolutamente incoerente quello di presentare la tessera per accedere in Senato per andare a smantellare il provvedimento che in qualche modo poi accreditava quella tessera e quindi che dava la possibilità al Green Pass di essere utilizzato anche nelle alte sedi istituzionali, oltre che in tutti i luoghi di lavoro, dove io ritengo che sia assolutamente non solo inutile, ma anche lesivo dei diritti, ovviamente, di tutti i lavoratori. Quindi, siccome sto portando avanti questa battaglia dal primo giorno, ho ritenuto opportuno mantenere una linea coerente e non accettare il compromesso di accedere mostrando il Green Pass. In questo modo ho anche ribadito il mio dissenso verso un atto unilaterale del governo, perché il decreto che oggi sta passando dalle Camere chiaramente è una emanazione di questo governo che io ho contestato e contesto in tutte le sue manifestazioni. E quindi ovviamente ritengo che sia gravissimo che il regolamento, che il Consiglio di Presidenza con un atto proprio abbia in qualche modo modificato il regolamento del Senato per adattarlo ad un atto del governo. Questo significa che questo esecutivo ha il controllo anche del potere legislativo, cioè ormai ha il controllo su tutto. E quindi questa, voi come me la chiamate? Cioè, io sinceramente. Oh, ma lei, allora, una cosa però, lei in realtà il Green Pass ce l'ha, no? Perché ha detto, io fuori, se me lo chiedono, lo mostro. L'ho dovuto fare per viaggiare. Certo. Sono costretta a farlo per spostarmi, per adempiere al mio mandato. Poi chiaramente non mi va di fare di abusare del mio ruolo, sbandierando il mio ruolo, tipo lei non sa chi sono io, certo. Io entro col Green Pass dove gli altri entrano col Green Pass, però io ritengo che sul luogo di lavoro tutti dobbiamo applicare, cioè dobbiamo in qualche modo contestare questa misura, perché altrimenti se noi la riconosciamo e siamo i primi che ci sottoponiamo a questa misura, che ci assoggettiamo, è chiaro che prestiamo obbedienza allora fateci discutere, quando diventerà legge poi magari ne riparliamo. Allora attenzione, perché questo tipo di posizione è praticamente identica, ma lei certamente lo saprà, ma lo ricordo i nostri ascoltatori, a quella del leader dei portuali triestini, Stefano Puzzer, che l'abbiamo sentito venerdì scorso, è vaccinato regolarmente, doppia dose, ha il suo Green Pass, ma si rifiuta di mostrarlo e comunque prendeva posizione contro lo stesso Green Pass, come abbiamo visto, subendo poi delle dimostrazioni di forza da parte delle forze dell'ordine molto serie, insomma, no? Era in prima fila a prendersi gli idranti in faccia, no? Quindi in questo siete uguali, avete il Green Pass, ma siete contro il Green Pass. Esatto, io lo faccio solo per viaggiare, perché io non sono invece vaccinata, non credo in questo vaccino e quindi mi metto nei panni di coloro che non ci credono come me e che sono obbligati praticamente a
a subire questa sorta di estorsione anche per lavorare, e quelli che non se lo possono permettere, come fanno? Quindi assolutamente mi sento in piena sintonia con Stefano Putzer, perché proprio insomma incarna il mio ideale di cittadino, ecco, cittadino responsabile e lavoratore responsabile. Oh, Anche nei confronti dei propri compagni, certo che dei lui dice propri. non è giusto che poi io ce l'ho, vado a lavorare e chi non ce l'ha invece rimane fuori senza stipendio. A proposito, in questi 10 giorni di sospensione lei non prenderà retribuzione? Sì, mi viene sospesa la diaria, sì. Però penso che ne valga proprio la pena, perché altrimenti uno sciopero non ha senso laddove non c'è la penalizzazione economica, no, nel senso che non ha valore, la gente non gli attribuisce valore, quindi perché uno sciopero abbia valore, purtroppo ci vuole anche la sanzione economica, e questo io l'ho vissuto quando ero ancora insegnante, insomma. Ho sempre scioperato, mi sono sempre fatta applicare chiaramente la sanzione Certo. senza Allora, arrivano dei problemi. messaggi, anche delle domande al 3775 104 e 500. Una domanda specifica. Quindi, se lei presentava un emendamento contro una tassa, si sarebbe sentita autorizzata a non pagarla? No. Che c'entra? Non vuol dire nulla. La tassa è un qualcosa che è sulla dalla, dalla Comunque è una legge dal già diritto d'accesso approvata, al è certo, lavoro. una certa una No, allora, quel momento stavo entrando nel luogo in cui avrei dovuto contestare quello stesso provvedimento che praticamente mi limitava l'accesso a quel luogo. Quindi è una cosa diversa rispetto alla tassa, che è così come è diverso quando io devo viaggiare e purtroppo quello strumento lo devo utilizzare per forza. Quindi io l'assimilerei più all'utilizzo forzoso del Green Pass in circostanze in cui l'adoperano pure gli altri. Poi la tassa si rifà al principio comunque di solidarietà, che è uno dei principi sanciti dalla Costituzione. Comunque, allora, altri tirano fuori la solidarietà anche per i vaccini. Ecco, io vorrei ricordare comunque che c'è una presa di posizione, stamattina l'ho sentita, del professor Crisanti, che dice: siamo arrivati a un livello di vaccinazione elevatissimo, tra i più elevati del mondo, e chi non si vuole vaccinare avrà anche le sue ragioni, ecco, detto da Crisanti, cioè mettiamo pure che abbia paura. È psicologicamente debole e bisogna rispettare questa paura e questa debolezza, lui la definiva. Comunque, insomma, bisogna rispettarla. Allora, non obblighiamolo a vaccinarlo come di fatto si fa con il Green Pass, e obblighiamolo magari quando sta in pubblico a usare una FFP2. Io sto citando Crisanti, non è un'idea mia. Ma lei sarebbe d'accordo con questa cosa? Dice: basta, chi non si è voluto vaccinare ci avrà i suoi motivi, eventualmente si protegga meglio quando sta insieme agli altri. Ah, guardi, io penso che siccome non è assolutamente accreditata la teoria della trasmissione dei contagi maggiore da parte dei non vaccinati rispetto ai vaccinati e viceversa, io penso che anche questa teoria della mascherina più spessa o più, come dire, più Protettiva. protettiva, lasci il tempo che trova, perché comunque anche i Però da vaccinati Crisanti sicuramente. già era voglio dire, un passo avanti, no? Nella sua direzione, tutto Sì, sommato. capito, però è il principio che deve venir meno, perché io penso che la vaccinazione in questo caso non possa che essere una scelta individuale, perché non ha alcuna ricaduta sociale il vaccino. Cioè, chi si vuole vaccinare purtroppo, cioè, lo fa
a tutela della propria salute, perché si sente tutelato dal vaccino, non perché questo vaccino tuteli la collettività, perché di Lo fatto fa per se il stesso, virus sì. è Allora, sano. dunque, no, scusi se le interrompo, ma così le leggo anche qualche altro messaggio tra i tanti che stanno arrivando al 3775 104 500. Bisogna chiarire questa cosa, perché in realtà c'è un decreto che deve essere trasformato in legge, no? Quindi deve essere approvato dal Parlamento, perché lo spieghiamo a questo nostro ascoltatore che dice, che scrive, anzi, infrange una legge dello Stato prima di tentare di cambiarla, che è ben rappresentata dello Stato e della legalità. In realtà una legge non c'è, c'è un Allora, esatto. decreto legge. Allora, è un atto, diciamo che l'organo che è deputato costituzionalmente a fare le leggi e quindi che detiene il potere legislativo è il Parlamento. Ora, magari ce lo siamo dimenticato, poi il governo può in emergenza emanare dei decreti che hanno una vigenza, che possono rimanere in vigore 60 giorni a meno che non vengano poi convertiti nelle more in legge. Quindi le Camere, cioè il Senato e la Camera, sono gestite in autodichia, cioè hanno dei regolamenti, sono gestite Decidono attraverso le. loro, insomma, devono decidere da sole, ecco, questo non sono sottoposte, cioè, alle leggi. Certo. Esatto. No, no, è molto chiaro. Scusi che ci stiamo sovrapponendo ed diventa un complicato seguire. Allora, perché siccome arrivano tanti messaggi, e alcuni molto critici nei suoi confronti, allora dobbiamo spiegare che Bianca Laura Granato è una senatrice, è stata eletta con i voti degli elettori, appunto, del popolo, perché no, questo va chiarito perché arrivano messaggi tipo questo: è giusto che sia stata sospesa, io l'avrei licenziata o radiata. Ecco, non si può licenziare o radiare un parlamentare, glielo spieghi lei, senatrice. Cioè, finché siamo in No, democrazia, poi magari viene poi il dittatore, magari vengono licenziati o radiati i parlamentari, senatrice. Allora, siamo in un altro ambito. In realtà non vengono licenziati nemmeno i lavoratori se non presentano il Green Pass. Quindi ci mancherebbe che venisse licenziato un senatore che non è soggetto al licenziamento, c'è un mandato assolutamente libero ed è previsto dalla Costituzione. Quindi, oltretutto, è previsto dalla Costituzione che i regolamenti delle due Camere, cioè sia della Camera che del Senato, si adeguino, cioè che siano rispettosi della composizione del Parlamento e quindi rispettino anche le minoranze. In questo caso le minoranze non sono state rispettate perché in qualche modo sono state obbligate ad esprimere un atto di obbedienza prima di andare a contestare lo stesso atto emanato dal governo che in qualche modo voleva affermare un obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori per accedere al posto di lavoro, cosa che a mio avviso è un atto gravemente e inutilmente lesivo dei diritti dei cittadini e Oh. che non garantisce la sicurezza sul luogo di Certo, lavoro questo l'ha già né. detto. Allora, no, guardi, allora le dico anche le faccio anche quest'altra osservazione, non è una domanda. Si chiama Fabri, quello che ce lo manda, questo messaggio. Fare il vaccino e basta, obbligatorio per lavorare. Ecco, che gli risponde? Beh, gli rispondo che se non lo hanno reso obbligatorio, un motivo c'è. E il motivo è perché questo vaccino purtroppo ha prodotto anche dei decessi e quindi non ci sono gli estremi ed è soggetta ad un'autorizzazione condizionata che verrà, diciamo che potrà diventare definitiva solo nel 2023. Da parte dell'EMA, per cui per tutte queste ragioni il vaccino non è stato reso obbligatorio e invece però lo Stato scarica su chi esprime il proprio consenso i rischi correlati alla somministrazione di questo farmaco e questo io ritengo che sia gravissimo perché il consenso cosiddetto informato manca.
dei dati necessari comunque per far comprendere a chi lo inocula quali sono qual è il vero rapporto tra rischi e benefici sulla propria persona, perché ogni persona è diversa dall'altra, qualcuno può avere delle patologie che non sa di avere e poi magari gli succede qualcosa. Allora, guarda, arrivano una cosa, ma in effetti oggettivamente con il livello di vaccinazione che si è raggiunto in Italia, avere delle posizioni critiche nei confronti della vaccinazione si espone comunque, no, al giudizio critico di tutti quelli che già si sono vaccinati, insomma è una lotta contro una maggioranza, infatti la maggior parte dei messaggi che arrivano sono contro la sua posizione, questo non, chiaramente io non me ne prendo responsabilità, eccolo qua. Siccome fare il senatore non è un lavoro, scrive Livio, se la scienziata, e lo scrive grosso così, non è d'accordo, si dimettesse. Ecco, io trovo veramente, dal mio punto di vista, poi sentiremo il suo, veramente preoccupante questo tipo di mancanza di rispetto nei confronti di chi, a prescindere dal fatto che io sia d'accordo o meno, esprime un parere di minoranza. Cioè, l'ha già scritto qualcuno, cioè alcune voci preoccupate si sono levate, cioè che il portato, il risultato della pandemia è una tendenza all'autoritarismo. Mi sembra che, insomma, questi messaggi lo spieghino molto bene, senatrice. Sì, non solo, cioè la cosa grave è che l'autoritarismo che è manifestato da questo esecutivo, che ha in qualche modo contaminato anche gli altri poteri dello Stato, in qualche modo, purtroppo ha invaso anche buona parte dei cittadini italiani. In qualche modo Draghi è riuscito, tramite l'informazione mainstream, il cosiddetto quarto potere, a far credere di operare in maniera compressiva dei diritti delle minoranze per tutelare la maggioranza dei cittadini. E in realtà purtroppo non è così, basta vedere tutto quello che sta facendo per esempio sulle bollette dell'Enel, del gas, della luce, cioè, i costi sociali delle sue operazioni diciamo economiche, finanziarie e spartitorie stanno ricadendo su tutti i cittadini. Peccato che i cittadini non se ne stiano accorgendo, e questo mi dispiace moltissimo. Ah, guardi, su questo questa è una mia fissazione proprio. Quasi ogni giorno posto delle foto con i prezzi dei carburanti che aumentano. Quindi, veramente, a pensare che il metano per autotrazione è arrivato a 1,8 euro. Al chilo è una cosa veramente pazzesca, veramente una cosa assurda, tenuto conto che era alla metà di questo prezzo 10 giorni fa e non è stato fatto niente. Ci vanno anche i camion, gli autobus con il metano da autotrazione, senza parlare del 1,5 milioni di auto, no? Dovrebbero essere più di 1 milione che sono con questo tipo di carburante. E comunque stanno aumentando tutti gli altri carburanti e non mi risulta che siano state prese i provvedimenti. Quindi è veramente incredibile che ci dividiamo tra vaccinati e non vaccinati, tra pro Green Pass e no Green Pass, e nel frattempo aumenta tutto ad un ritmo esagerato, una cosa incredibile. Io veramente non riesco a capire. Poi alla fine uno dovrà fare i conti a fine mese, e se fa i conti a fine mese forse si dovrebbe un po' incazzare, scusi l'espressione. Ecco, evidentemente non è così. Siccome le ho letto, guarda, chiudiamo questo collegamento con messaggi in suo sostegno, visto che ho messo solo le critiche. Allora, senatrice fantastica, sia ospite fissa a Radio Radio, vedi? Quindi la prossima volta la chiamo di nuovo. Allora, poi massimo supporto alla senatrice che sta facendo il suo mestiere. Vedi, qualcuno c'è che, insomma, pensa che tutto sommato le idee si possano discutere, qualcun altro invece sentenzia: ormai ognuno fa come cavolo gli pare. Ma qua stiamo parlando non di ognuno, ma di una persona che è stata eletta proprio per fare il cavolo che gli pare in rappresentanza dei cavoli di coloro che l'hanno eletta, insomma, senatrice, no? Evidentemente questo non entra in questo periodo. È che sto cercando di fare gli interessi delle persone che non hanno voce.
e che purtroppo in questo governo non hanno la speranza di essere rappresentate, perché in realtà questo governo purtroppo rappresenta solo interessi di piccole lobby, chiaramente, insomma, potentati economici, non solo nazionali, ma anche internazionali. Quindi in realtà ben presto ci accorgeremo di quello che stanno combinando. Già si è visto con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che è, diciamo, perché prelude alla legge di bilancio, come sulla sanità pubblica di 7 miliardi e 4 di investimento, solo praticamente 6 miliardi e 2 vadano soltanto per i vaccini e solo 400 milioni vadano per la riduzione delle liste di attesa. Quindi non viene potenziata la medicina del territorio, non vengono aumentati i posti letto, praticamente nessun investimento sulla sanità, ma tutto sui vaccini, cioè una cosa stranissima che dovrebbe far pensare più di uno, ma i più non se ne accorgono, se ne accorgeranno quando poi dovranno accedere alle cure e gli verranno negate. Purtroppo è sempre così. Senatrice, grazie, in bocca al lupo. E, insomma, visto che comunque ha destato tante reazioni, veramente sono arrivati centinaia di messaggi, magari ci risentiamo prossimamente. Grazie, buona serata. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.